Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo la PlayStation 4 di Davide della provincia di Como. Ciao Davide, benvenuto nel canale. Questa PlayStation collegata alla TV non appare l'immagine. Questo è il difetto, monitor nero e la PlayStation accesa con il LED bianco. Ripeto, LED bianco acceso e monitor spento. Le cause possono essere tante, attenzione, perché questo difetto è molto comune nelle PlayStation Slim. Che cosa dobbiamo fare? Almeno io vi consiglio, prima di aprire la PlayStation o di fare altre cose, andiamo a fare la cosa più semplice che c'è, come quando dobbiamo ricaricare il nostro cellulare e il cavo oppure il connettore non prende bene, quindi si disconnette dalla ricarica. La stessa identica cosa. Prendiamo il cavo HDMI, lo inseriamo all'interno, cerchiamo di spostarlo un attimino finché vediamo qualcosa nel monitor. Se poi il nostro cavo HDMI è ben preciso e non ha gioco, non si sposta, allora vi posso dire che il problema è all'interno della console. Ma non voglio entrare nel merito, perché in questo caso, come dicevo prima, io ho fatto questa prova e muovendo il cavo ho trovato la posizione corretta finché il monitor si è acceso e l'immagine della console è apparsa nella TV. Quindi amici, questa potrebbe essere un'idea per capire se il problema è il cavo o il connettore. Cambiando il cavo, il difetto è rimasto, quindi alla fine direi proprio che è il connettore. Seguite il video perché adesso andiamo a dissaldare direttamente il connettore dalla scheda logica. Bene amici, ecco qui il connettore sotto al microscopio e andiamo a esplorare insieme il difetto. La cosa bella, che già subito mi fa capire, è che il problema è stato indovinato, anche se bella non è perché il connettore qui è rotto, ma almeno ho centrato il problema. Sono sicuro che cambiando questo connettore il problema verrà risolto. Allora, questo difetto su queste Slim è molto frequente, perché questi connettori sono di scarsa qualità oppure difettosi. Io ho letto alcuni forum che comunque questi connettori hanno dei problemi. Chi ha inserito il cavo da questo lato ha spinto in dentro tutta la parte in plastica che raggruppa tutti i pin, e questo non va bene, perché i pin poi non fanno più contatto e non si vede nulla. Ma la cosa bella, come dicevo prima, è che il problema è stato indovinato. La cosa che mi lascia un po' un punto di domanda è: dobbiamo dietro qui dobbiamo capire se i pin sotto qui sono ancora buoni o se sono stati strappati dalla scheda logica, ma lo andiamo a scoprire insieme. Un'altra cosa che vi devo dire, che per poter dissaldare questo connettore devo costruire una specie di supporto per poter lavorare in sicurezza e non rovinare la scheda, quindi è meglio spendere un po' più di tempo ma fare un lavoro fatto bene. Adesso vado a costruire un supporto per poter bloccare la scheda e per poter dissaldare il connettore. Ci vediamo a breve, fra un istante, sotto al microscopio per completare l'operazione di sostituzione connettore HDMI. Bene amici, dopo aver costruito un telaio per poter bloccare la scheda, finalmente posso lavorare in sicurezza, ma soprattutto è utile per poter estrarre il connettore senza far fatica. Questa è una idea che potete anche copiarla, perché se la scheda resta ben bloccata si fa meno fatica a togliere il connettore. Adesso che sono pronto, la prima cosa che posso fare è inserire un po' di flussante dietro qui. Non esagerate, ma dovete mettere la quantità giusta. Scusate per le riprese, ma è una situazione un po' difficile da fare questa riparazione qui, perché non ho lo spazio adatto. Flussante inserito. Adesso vado a prendere l'aria calda e iniziamo subito a dissaldare il connettore. Quindi una bella scaldata, inizio a tenerlo fermo con la pinza e procediamo a dissaldare il connettore.
Evviva ragazzi, dopo un po' ce l'abbiamo fatta. Andiamo insieme a controllare le piste. Sì, sembra tutto ok. Aggiungo un po' di flussante per poter ripassare tutte le piste. Intanto che la scheda è ancora calda, si può procedere a ripulire le piazzole. Ok, le ultime due da questo lato, ok, un po' di alcol isopropilico e vado a pulire la parte . Perfetto amici, tutte le piazzole sono al loro posto, una bella pulita è stata fatta. Adesso uso la mia tecnica preferita, è quella dell'inserire il connettore direttamente con diciamo già lo stagno inserito, perché così non scaldo il connettore e non sciolgo la plastica, ma lo vado semplicemente ad appoggiare quando le parti di stagno sono belle fuse insieme. Procediamo con l'inserimento del connettore. Vado a scaldare la parte interessata, ma prima metto un pochino di flussante in modo da poter saldare il connettore senza far fatica. In pratica si appoggia e si salda da solo. Ok. Ok, iniziamo. Perfetto ragazzi, andiamo a vedere se i pin sono da ripassare. Eh sì, sono leggermente da ripassare, dai.
sono saldati bene, ma vanno anche ripassati. Adesso mi metto comodo e vi faccio vedere come li vado a ripassare. Pronto per ripassare i pin, vado a mettere un pochino di frussante, non tantissimo, per poter ripassare i pin. Uè, è così. Non sono comodo, scusate se si muove la scheda, ma la sto tenendo con la mano sinistra mentre vado a fare le saldature e guardo nel microscopio. Quindi abbiate pazienza, ma è una situazione un po', così provvisoria. Direi che ci siamo, ragazzi. Devo soltanto ripassare un pochino le ultime tre perché c'è poco stagno qui, ma il resto è tutto ok. Adesso gli do l'ultima ripassata e poi vediamo dopo alla fine che cosa è uscito. Bene amici, PlayStation rimontata, il connettore HDMI adesso si vede la differenza rispetto a prima perché non si muove più. Facciamo la prova del 9, andiamo ad accendere. Già il rumore qui è un buon segno. LED blu acceso, adesso attendiamo un attimo e vediamo cosa succede. Si sta accendendo. Finalmente la PlayStation funziona. Benissimo ragazzi, sicuramente Davide sarà Ma contento. tu quando me la compri la PlayStation? Mai, assolutamente mai. Peccato, l'ho già ordinata. Ma come? Vabbè, scusa, aspetta che sto facendo una cosa, dopo ne parliamo. Beh, scusate amici, vabbè, niente, vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Vuoi salutare? Sì! Ciao, Ciao! ciao.